oggi vi portiamo alla scoperta del Basket Club Irpinia, squadra in testa alla classifica del campionato di Serie D. Scopriamo i suoi protagonisti e i sogni dei ragazzi di coach Luca Iannaccone. Quest'anno una nuova esperienza stai vivendo con il Basket Club Irpinia, un'avventura senza dubbio positiva. Allora sì, quest'anno dopo l'annata sfortunata di Solofa dell'anno scorso ho preferito giocare qui vicino a casa, proprio a pochi passi da casa, essendo stato chiamato da amici, giocando con molti amici soprattutto, e questa è stata la prima cosa fondamentale. E poi la cosa che mi ha spinto di più, sapere di essere competitivi per giocare per la vittoria del campionato, altrimenti avrei pensato sul viale del tramonto, però questa sfida l'ho accettata volentieri e mi ha fatto molto piacere. Cosa ti spinge ancora a giocare in questa categoria dopo tanti anni, che poi sono anche anni di sacrifici? Allora, facendo il conto sono all'incirca 26 anni che gioco. E la passione, vabbè, quella è la cosa fondamentale, soprattutto la competitività, nel senso che alla mia età, a quasi 35 anni, giocare, fare campionati così solo per divertirsi non avrebbe senso. Allora, nel momento in cui c'è voglia, c'è forza, c'è un po' di salute che ancora ci aiuta e c'è una squadra competitiva, quello mi dà molto coraggio, mi dà molta voglia di venire in palestra la sera a orari anche poco felici, però va bene tutto, per la pallacanestro questo ed altro. La squadra è davvero molto competitiva, siete primi in classifica, ci sei tu che sei veterano di queste categorie, Paolo Cantelmo, c'è Maurizio Ferrara, poi ci sono tanti ragazzi che da pochi anni hanno terminato il settore giovanile. Guarda, la cosa che più mi ha dato, che mi ha sollecitato a venire qua, è proprio avere a che fare con questi ragazzi che 19, 20, 21, questo stacco di età qua, e che sono molto competitivi anche loro, sia a livello fisico, ragazzi pronti molto mentalmente, e questa è una cosa che mi stimola molto, perché provo a venire in palestra anche per cercare di insegnare a loro qualche cosa che gli possa servire per il futuro, e poi soprattutto perché c'è competitività in palestra, durante l'allenamento c'è competitività, e questa è una cosa fondamentale, penso, soprattutto alla mia età, quando si arriva a un certo punto della carriera, se non ci si viene in palestra motivati, vogliosi, e in cui il livello di allenamento è abbastanza alto, si perde la voglia. Invece quando è così si viene con voglia e si viene tutti uniti e combatti, infatti stiamo dimostrando, a prescindere dal campionato che siamo primi, di essere un gruppo coeso che rema tutto dalla stessa direzione, e questa è la cosa fondamentale soprattutto. Quest'anno ha ritrovato ancora una volta Luca Iannaccone, sì, con te. È stato uno degli artefici, diciamo, della mia venuta qua, perché comunque c'è un rapporto che va al di là da giocatore coach, cioè un'amicizia che ci lega da anni, e non ho potuto dirgli di no. Io però una cosa che ti volevo chiedere, siccome l'abbiamo già detto tante volte, sei da anni che giochi a pallacanestro, le differenze con il passato, perché ogni anno che è passato forse il livello si è un po' abbassato rispetto all'inizio. Allora, ricordo anche quando giocavamo insieme, per esempio. Allora, il livello fisico si è alzato, quello là sì. Allora, perché con le riforme dei campionati, delle cose, è cambiata proprio la pallacanestro rispetto a qualche anno fa. C'è bisogno più di un'impostazione, prima della tecnica c'è bisogno adesso di un'impostazione fisica, cosa che un po' di anni fa era diverso, sì. C'era molta più tecnica, diciamo, tra virgolette, meno fisico, anche se c'erano persone dotate fisicamente, normali, dei buoni saltatori, persone grosse in tutti gli spot, in tutti i ruoli. Però con gli anni, mano a mano è andato cambiando la pallacanestro, da quando, ahimè, sono partito che c'erano i 30 secondi e siamo passati ai 24, già dal primo anno in cui ci furono i 24 secondi è cambiata proprio la visione di gioco. Poi dopo c'è stato l'allontanamento della linea del 3 da 3 punti, e quello, io pensavo che quando ci fu quello stacco della linea dei 3 punti, pensavo si puntasse più a un gioco interno, invece ho notato che in tutte le categorie in cui ho militato, che sono sempre stato, tutti hanno predisposizione al tiro da tre, e questa è una cosa un po'
che si pecca un po' in più in questi anni, cosa che prima invece si giocava in 5 e c'erano tutti i ruoli ben predefiniti e tutti giocavano, toccavano bene o male la palla. Adesso si punta molto a tiri veloci, in contropiede, tiro da 3, però va bene comunque così, ho detto, perché comunque quando si gioca con persone competitive, con persone con cui c'è voglia di allenarsi, c'è voglia di crescere, allora passa tutto, pure tirare qualche volta in meno per me non è un problema, anzi è un piacere. Però possiamo dire che continuare a giocare divertendosi, questa è la cosa principale. Quello sempre, quello è la prima cosa, perché il giorno in cui non mi diverto più appendo le scarpe al chiodo. Quest'anno c'è un altro volto nuovo nel Basket Club Irpinia, che è Paolo Cantelmo, un altro veterano, così possiamo dire, delle serie minori, giocatore di grande talento, ma magari un po' di atletismo in meno, però... Stai dicendo solo offensivo. No, è un grande talento, difensivamente, vabbè, lasciamo stare, però offensivamente è uno che sa sempre dare il suo contributo. Quest'anno in squadra hai trovato tanti ragazzi con i quali avevi giocato... negli anni delle giovanili, tra questi Maurizio Ferrara. Sì, infatti è stato uno dei motivi che mi ha fatto scegliere quest'anno di giocare col Basket Club, ma anche per, voglio dire, coach Iannaccone, poi per vecchie conoscenze come Di Lauro, appunto, Ferrara, e Iannicelli, con cui ho giocato al CAB negli scorsi anni. E devo dire che per ora si è rivelata una scelta giusta, diciamo. Scelta giusta, fai finalmente giocare in casa con una squadra di Serie D che è ritornata a distanza di tanti anni, perché le ultime esperienze era stata la Vito dell'Epore praticamente una decina d'anni fa. Esatto, infatti è comunque, voglio dire, una cosa positiva avere una squadra tra virgolette satellite della Scandone, che sia adesso Serie D, Serie C, però sia importante comunque per il movimento irpino avere una squadra nella città oltre alla Serie A. E questo in questi ultimi anni non c'era, comunque c'erano varie società che giocavano comunque in promozione, in prima divisione, però voglio dire, avere una squadra in Serie D, prima in classifica, è un'ottima cosa, siamo molto soddisfatti, siamo contenti. Personalmente io giocare in una squadra della mia città è un enorme orgoglio, voglio dire, giocare con i colori bianco-verdi. Senti Paolo, tu hai toccato un tema molto importante, che è quello magari anche dell'assenza di altre società giovanili non soltanto, ma di minors in città. Ad Avellino praticamente siete gli unici che fanno un campionato di Serie D, quando in passato c'erano diverse di società che facevano questi campionati. Secondo te a cosa è dovuto? Magari forse tutto è stato incentrato attorno alla Scandone in questi anni, e questo è un peccato. Allora guarda, secondo me, come diciamo prima, l'ex C2, l'ex Vito Lepore era comunque un canale con il quale c'era data la possibilità ai giovani che giocavano anche nelle giovanili della Scandone di poter crescere in un campionato senior, che magari giocando solo nelle giovanili acquisisci quell'esperienza in più. Quindi secondo me è molto importante poter usufruire di una squadra che militi in Serie D, in Serie C, per poter dare anche spazio a eventuali talenti delle giovanili della Scandone. E secondo me, senz'altro, uno dei motivi per cui le società sono andate diminuendo è per i costi dei campionati, perché tra parametri, costi, tasse, gare, affrontare un campionato già di Serie D e di Serie C è molto dispendioso, e purtroppo con il periodo che stiamo vivendo economico non è facile. Non è assolutamente facile, vediamo comunque realtà importanti non riuscire ad iscriversi ai campionati o dover interrompere a metà campionato, e quindi per la situazione non è delle migliori. A valore i sacrifici che sta facendo questa società, che magari meriterebbe anche più di attenzione.
Sì, certo, comunque va dato merito ai ragazzi come Vittorio, Davide, lo stesso Gianluca e il presidente Cardillo di aver appunto avviato questa nuova esperienza con coraggio proprio per i costi importanti che bisognava affrontare. Noi stiamo cercando di dare il massimo proprio per ripagare di questi sacrifici e speriamo che anche le persone appassionate di pallacanestro possano avvicinarsi a questo sport non solo guardando la Scandura ma anche il sabato sera seguendo le nostre partite casalinghe. Senti, tu da veterano di questa categoria, già che in squadra ci sono tanti ragazzi, che cosa puoi dare loro, che cosa puoi insegnare? Ah, sicuramente l'esempio primario che cerco di dare è quello proprio degli allenamenti settimanali, perché sappiamo che ognuno di noi ha impegni, non lo facciamo lo facciamo per passione e non per... C'è Maurizio è uno che lo faceva da professionista, poi stavo dicendo soprattutto gli allenamenti settimanali, perché ognuno di noi ha lavori, ha impegni, ha famiglia, quindi innanzitutto allenarsi con costanza e poi ovviamente in partita cerco di dare il mio contributo per quello che posso, e anche se ultimamente sto cercando di dare più spazio ai giovani, perché ragazzi, dà un po' di fastidio durante questa intervista, Paolo. Lo so, è perché sono simpaticoni, eh. Sì, ma il gruppo è unito, nello spogliatoio c'è sempre un clima per fortuna rilassato e sereno, anche fortunatamente per la posizione in classifica, quindi giochiamo senza pressione e questo è sicuramente un vantaggio, perché nessuno ci ha imposto nulla, nessuno ci ha dato obiettivi, quindi giochiamo veramente sereni per il piacere di giocare insieme e di divertirsi. Però se arriva la promozione è meglio. Ah sì, quello sicuramente, giochiamo sempre per vincere, su questo non c'è dubbio, però lo scopo primario è divertirci e poi se vinciamo meglio ancora. Ma il più simpatico in questa squadra chi è? Il più simpatico sono io, no a parte quello, il più simpatico... Mi fai una domanda? Vabbè, Maurizio, sicuramente Maurizio. È il più simpatico e soprattutto quello che fa più gavettoni di tutti. Oh, okay. Beh, continuiamo con l'immancabile capitano Luca Imparato. Allora, Luca, questa nuova esperienza quest'anno sempre qui al Basket Club, un campionato avvincente, esaltante, e si gioca per la promozione. Sì, quest'anno sì, stiamo lottando per la promozione, non possiamo sbagliare assolutamente questo obiettivo. Rispetto all'anno scorso, e comunque c'erano ragazzi, come sappiamo, che era la prima volta che affrontavano questo campionato, anche se l'anno scorso non è andata proprio così male, però quest'anno con gli innesti che ci sono stati e l'esperienza che è subentrata in campo, non possiamo fallire. Come si fa a giocare con Maurizio Ferrara, che ogni volta fa gli scherzi in allenamento, in partita, e poi non difende in partita? Sì, come dobbiamo fare? Ma Maurizio è il nostro gioiello, non gli si può dire niente, perché purtroppo in campo sappiamo fa quello che fa la differenza, è un giocatore che non appartiene a questa categoria, però prima che un giocatore è un amico ed è una persona veramente che crea nello spogliatoio un ambiente migliore. Senti, abbiamo parlato con i tuoi compagni di squadra, questi Vincenzo Di Lauro, che da quest'anno fa parte del gruppo, che ha proprio esaltato le qualità morali di ognuno di voi. Forse fondamentalmente questa è la vostra forza quest'anno, soprattutto. Non che non lo fosse negli anni scorsi. Sì, io penso che prima di una squadra di basket siamo una famiglia. Abbiamo creato così 3 anni fa, tu lo sai, ci hai seguito sempre. Come sono arrivati i ragazzi nuovi, a parte che già ci conoscevamo e che ci avevamo giocati insieme, però prima io da capitano, poi tutti gli altri abbiamo accolti come se giocassimo insieme da 10 anni, quindi si è creato questo ambiente e questa unità all'interno dello spogliatoio e ci vogliamo bene veramente come ci conoscessimo da anni. Quindi se vogliamo fare anche un appello magari agli avellinesi, perché dovrebbero venire a seguirvi non soltanto come squadra ma dare anche un sostegno economico, l'unica squadra che c'è dopo la Scandone
come categoria seniores. Eh sì, perché come realtà dopo la Scandone, a parte le altre categorie, nulla togliere ovviamente, siamo la categoria più alta. Gli obiettivi sono importanti perché dovremmo arrivare, vogliamo arrivare, stiamo lottando, siamo primi per arrivare in Serie C, quindi chiediamo al pubblico di venirci a vedere, perché noi, nonostante pubblicare, sai, sui social come spesso si fa, non, a parte amici, parenti, la palestra comunale è sempre abbastanza vuota, quindi dato che l'obiettivo è unico, perché comunque fa parte sempre Maurizio Ferrara per il discorso di prima, l'obiettivo è unico e deve essere anche appunto della società. E poi volevo fare anche un'altra considerazione. Ad Avellino è arrivato anche quest'anno un nuovo elemento qui con voi, che è Giovanni Esposito, che veniva dalle precedenti esperienze a Solofra. Si sta comportando molto bene, si è integrato alla perfezione nel gruppo. Sì, Giovanni sì, è entrato nel gruppo, come ti ripeto, come ho detto prima, come se fosse una persona che gioca con noi da anni. Io non lo conoscevo, solo da avversario. E ti posso dire che, come è entrato nello spogliatoio, è la persona con cui ho collegato di più, perché Giovanni è veramente un ragazzo generoso, un amico, una persona sempre a dare una parola in più, quindi è un acquisto in più sia in campo, perché Giovanni è un buon giocatore, più che buon giocatore, e in più anche morale all'interno dello spogliatoio. Facciamo un appello un po' al pubblico, perché adesso si avvicinano anche i playoff, per far venire a dare una grande mano in vista di quelli che saranno gli spareggi promozione. Eh certo, chiediamo al pubblico di Avellino di venirci a supportare, facciamo proprio lo spot, lo slogan. Tanto tu fai anche il PR, quindi queste sì. No, queste cose le facevo prima. Comunque chiediamo al pubblico avellinese di venire a supportare il Basket Club Irpina, adesso che siamo entrati nella fase calda del campionato e ci aspettano i playoff, che è un obiettivo importante, e che dobbiamo portare questa vittoria ad Avellino, dobbiamo arrivare in Serie C per avere un'altra realtà al di fuori della Scandone. Giovanni, dicevo, per te Area Nuova quest'anno da Solofra sei venuto a giocare per la prima volta in un'altra squadra ad Avellino, un passaggio importante. Sì, dai, quest'anno abbiamo fatto questa nuova avventura con un gruppo fantastico, una bella società, una bella realtà, va bene così, dai, sono contento del cambiamento. Senti, insieme a te ci sono tanti ragazzi che comunque hanno già giocato in tua compagnia proprio al CAB negli anni scorsi, però hai trovato anche ragazzi nuovi, giovani soprattutto, magari le differenze se ce le puoi raccontare. Sì, diciamo che il gruppo, il fulcro principale di Solofra dell'anno scorso si è riconfermato qui quest'anno ad Avellino, un bel mix con qualche bella scoperta giovane, dei buoni giocatori che hanno grandi margini di crescita a mio parere, che abbiamo costruito un bel mix di esperti tra virgolette, perché siamo sempre categorie diciamo normali e un bel mix per stiamo disputando un buon campionato e spero di arrivare fino in fondo ad alti livelli, dai. Ma con questa Serie C voi quanto ci credete? Cioè, pensi che sia veramente un traguardo possibile? Poi non so se avete visto anche le squadre che sono nell'altro girone, cioè che poi si incroceranno nei playoff. Arrivato a questo punto, da primi in classifica, diciamo l'obiettivo della Serie C non ci dobbiamo nascondere, penso che sia
che sia un obiettivo da raggiungere. L'altro girone non conosco le squadre, però ho visto che è abbastanza equilibrato, quindi penso che ci aspetta una bella battaglia playoff. Qua ci sono due perni del Basket Club Irpinia. La mia destra, chi va in campo e aiuta la squadra a vincere le partite. La mia sinistra, chi giostra, insomma, tutta la società del Basket Club, insieme anche a delle altre persone che poi nomineremo. Se permetti, incomincio dal più importante, dal giocatore Maurizio Ferrara. Allora, Maurizio, abbiamo parlato con il capitano Imparato, con Vincenzo Di Lauro, questo nuovo ragazzo che è arrivato da quest'anno, ma che tu ben conosci tutti, hanno esaltato il gruppo. Sicuramente abbiamo fatto un salto di qualità dall'anno scorso, aggiungendo elementi d'esperienza ed elementi, diciamo, di categoria, abituati a giocare in questo tipo di categoria e che evidentemente fanno la differenza. Ma te cosa ha spinto a restare in questa categoria? Immagino che qualche offerta da qualche categoria superiore l'avessi. Vabbè, ha spinto fondamentalmente il fatto che ho iniziato a lavorare qui ad Avellino come fisioterapista, quindi diciamo che la scelta è stata dettata maggiormente da questa. È stato promozionale in questo momento, Maurizio Ferrara, fisioterapista. No, vabbè, però diciamo la scelta è stata dettata fondamentalmente da quello. E, le altre offerte poi c'erano, ma in questo periodo devi stare sempre lì a lottare per prendere soldi, per prenderli tutti, per così, allora preferisco stare qui con un gruppo di amici, divertirmi e portare anche avanti questo progetto, diciamo, del basket per Avellino, che non sia solo ed esclusivamente la Serie A, perché diventa poi limitante per un ragazzo a cui piace giocare, che magari è bravino, non avere alternative ed essere costretto ad andare a giocare fuori. Davide, siccome ha parlato Maurizio di questo progetto del basket avellinese, quanti sacrifici state facendo per portare avanti questa squadra ormai da 3 anni? I sacrifici le fanno tutte le società e quindi anche noi portiamo avanti questo progetto da 3 anni, che è sempre lo stesso, non è cambiato, anzi soprattutto quest'anno abbiamo aumentato dal punto di vista giovanile, con inserendo un under 16, un under 18, tutti i ragazzi di Avellino in uscita dalla Scandone e da altre società. E alcuni di questi ci stanno dando soddisfazione anche in Serie D, perché spesso capita un po' a tutte le squadre che ci troviamo con allenamenti 10 persone, 12 persone, quindi la volontà della società è anche inserirli in un progetto senior. Stanno rispondendo bene, a noi fa mese fa piacere vedere ragazzi in campo. Poi ci sono gente, c'è gente d'esperienza come il capitano Imparato, Maurizio Ferrara, che danno una mano importante soprattutto per questi ragazzi, perché affacciandosi per la prima volta in un campionato senior comunque non è semplice. Quindi soprattutto grazie ai veterani della squadra che ci stanno dando davvero una mano per questo progetto. Maurizio, un'ultima domanda, poi ti lascio a fare l'allenamento, c'è molta voglia, come sempre. Ti senti di essere, insomma, il veterano, il leader di questi ragazzi? Vabbè, sicuramente sono quello che ha fatto più esperienza a livello più alto. In alcuni casi, non sempre, diciamo, è garanzia di risultato positivo, perché ogni campionato poi ha le sue complessità. Ad esempio, io non ero abituato a giocare in campi che non fossero in parquet, con i canestri diversi o cose del genere, quindi magari ho avuto anch'io un momento di adattamento, tra virgolette, in negativo per un campionato minore. Poi vabbè, piano piano ovviamente
diciamo, la differenza tecnica un pochino viene fuori, ma noi siamo una squadra che puntiamo molto sul gruppo. Io sono un tipo di giocatore a cui piace giocare molto di squadra e con i ragazzi, quindi diciamo, se io gioco bene è perché i miei compagni mi aiutano a giocare bene. Perfetto, Maurizio, ti lasciamo andare, ritorniamo con Davide. Maurizio invece resta ancora qui, se ne va. Diciamo, Davide, insomma, menzioniamo anche un po' chi assieme a te rende possibile questo progetto. Una menzione speciale va, permettetemola, agli allenatori del Basket Club Irpinia, perché tra tante difficoltà portano avanti queste squadre con enorme passione. Ringrazio quindi Luca Iannaccone, il capo allenatore della Serie D, ringrazio Rodolfo Robustelli, il nostro responsabile del settore giovanile, nonché allenatore dell'Under 18, Marco Russo, che è con lui in Under 18, e Alberto Rizzo e Pierluigi Mollica, che invece si occupano dell'Under 16. Fatta questa premessa, ovviamente il Basket Club Irpini è composto dal dottore Cardillo, il nostro presidente, che qualsiasi ora risolve tanti problemi, perché spesso non si sa, ma portare avanti un'associazione oggi è davvero difficile. Quindi grazie al dottore Cardillo, da pochi mesi è in società anche l'avvocato Rotondi, un appassionato di basket, amico del Basket Club Irpinia, ci ha sempre seguito dalla nostra nascita. Quest'anno l'abbiamo voluto fortemente in società e ovviamente ha risposto presente all'invito. Con me da 3 anni c'è Vittorio Fiorentino, dirigente anche lui tuttofare, sempre presente, soprattutto nelle trasferte, perché nel campionato di Serie D comunque fare trasferte il sabato e la domenica non è sempre semplice. Quindi un grazie speciale a lui, ad Alessandra, e un grazie speciale va a Stefania, la mia fidanzata, è anche sempre presente. E in società c'è anche Gianluca Di Domenico con Antonella, che fondatori del Basket Club Irpinia, a cui se oggi siamo qui è anche grazie a lui. Oggi non è più in società per motivi burocratici, però se siamo qui è anche grazie a loro. Però ti volevo chiedere questo: siccome quest'anno state portando avanti questo campionato che vi vede ai primi in classifica, con la possibilità di giocare l'anno prossimo la C-Gold oppure la Silver, e poi si vedrà, facciamo i dovuti scongiuri, Davide, ti chiedo se qualcuno, soprattutto in questi ultimi mesi, magari anche con l'avvento dell'avvocato Rotondi, si è avvicinato ulteriormente alla vostra società. Guarda, ti dirò, l'avvocato Rotondi ci ha portato, il vento è cambiato, il nostro hashtag sui social, sì, ci sta dando una mano. È Rotondi è l'hashtag. No, Rotondi is on fire, è diverso. È arrivato, sì, una società di Avellino, dell'Interland, di Gennaro, Dolciaria di Ospedaletto, ci ha dato una mano attualmente. Va menzionata perché poi il periodo pasquale ci ha donato anche degli ovetti da dare ai bambini del mini basket, al settore giovanile, ai ragazzi della prima squadra. E anche un sostegno economico, perché sostanzialmente noi, purtroppo tra federazione, trasferte, insomma non è semplice. Aspettiamo risposte da molti imprenditori locali, aspettiamo risposte forse da mesi. Sai, forse la categoria non è proprio delle più alte. Però ha dei costi importanti. Io credo che quest'estate molte società si renderanno conto che ad Avellino c'è un basket che poi non è poi così tanto minore, che comunque la Serie C Silver, la Serie C Gold, vero, è minore rispetto alla Serie A, però ci sono tante realtà in cui non c'è neanche la Serie D, forse non c'è neanche la promozione. Quindi io credo che a breve forse risolveremo molti problemi, speriamo. La speranza è quella di poter dare tutti una mano al Basket Club Irpinia, che intanto si allena con grande passione, e magari ci troveremo fra qualche mesetto qui in occasione dei playoff che inizieranno nel mese di maggio, Davide. Sì, i playoff inizieranno la prima settimana di maggio. Io approfitto per invitare un po' tutti gli appassionati di basket a venire a vedere il Basket Club Irpinia, soprattutto perché c'è gente che sui social ci legge, ci mette mi piace, complimenti, però non viene a vedere le partite.
Allora io domani Basket Club perde una partita, scriviamo abbiamo vinto, la stessa cosa, no? Venite a vederci, capite che c'è una società ad Avellino, dei ragazzi ad Avellino che stanno vincendo un campionato comunque importante e siamo tutti di Avellino. Poi c'è imparato che piace alle donne, quindi uno stimolo in più soprattutto per... No? Non sono imparato, è stato un idolo per 2 anni, quest'anno un po' meno che abbiamo Paolo Cantelmo che comunque tira in campo ma tira anche fuori. Poi vabbè, Maurizio ha delle... mi dispiace per Sonia la compagna, però troppa gente sui social ci manda messaggi, come posso fare per incontrare Maurizio, non so. Vabbè, se andiamo un velo pietoso. L'appuntamento quindi lo diamo qui perché le partite si giocheranno qui, quindi appuntamento alla palestra comunale assieme ai ragazzi del Basket Club Irpinia. Wish I was the radio song, the one that you turned up. I wish it never stopped.